Avvocato Proietti, una sentenza per certi versi anche sorprendente, no? Su 16 anni la condanna per l'omicidio di Jordache. Voi ve l'aspettavate questa sentenza e che giudizio date? Ma diciamo che la sentenza era prevista, sotto certi aspetti, perché un riconoscimento di attenuanti generiche per aver collaborato sicuramente all'Arcangeli competeva. Il problema è quello del riconoscimento di questa, la misura del riconoscimento di queste attenuanti, l'equivalenza, la prevalenza o meno delle attenuanti. A nostro avviso l'elemento premiante è eccessivo e quindi la pena doveva senz'altro essere più alta. Al di là di questo aspettiamo naturalmente di leggere le motivazioni per meglio capire poi quali sono state le ragioni per le quali il giudice è giunto ad escludere addirittura la premeditazione. Anche su questo naturalmente non siamo d'accordo. Quindi è stato un delitto d'impeto? Diciamo che probabilmente così è stato qualificato, visto che non ha ritenuto di accedere alle tesi difensive sull'omicidio colposo. Sicuramente il dolo è stato qualificato come un dolo d'impeto. Poi leggeremo, ripeto, le motivazioni, vedremo perché. Ecco, ma questa è la sentenza, ho sentito che addirittura loro, gli avvocati di Arcangeli, ricorreranno in appello, quindi cercheranno di avere una sentenza ancora più favorevole. Sì, diciamo che questo è quello che avviene in tutti i casi. È chiaro che ricorreranno in appello, è evidente, è scontato, ne sono certo, per avere una sentenza migliorativa. Il problema è se ricorrerà in appello la procura, perché non ricorrendo in appello la procura, visto che la richiesta è conforme la condanna è conforme alla richiesta, è evidente che in quel caso ci sarebbe cristallizzata la sentenza con la condanna a 16 anni e quindi un'eventuale sentenza in appello o in Cassazione potrebbe essere solo migliorativa. Questo ovviamente pregiudica la parte civile, che in ogni caso non potrà fare altro che rappellare, cosa che faremo, per quanto riguarda le statuizioni civili, ma questo è l'unico aspetto che a noi la legge ci consente di valorizzare. Un'ultima cosa, avvocato, ma l'elemento premiante è dato dal fatto che Arcangeli ha collaborato con gli inquirenti, ha fatto ritrovare certo, il corpo? Sì, la collaborazione perché ha fatto ritrovare il corpo, questo ne va dato atto, è sicuramente un dato oggettivo. Senza la collaborazione di Arcangeli il corpo del povero Marian non sarebbe stato ritrovato, quindi questo sicuramente è un dato che comporta un premio in termini giuridici. E quindi sotto questo aspetto è assolutamente comprensibile. È chiaro che poi nel graduare questo premio non ci troviamo d'accordo per ovvie ragioni. Grazie avvocato. Prego.